Raid di un piromane ieri sera nelle strade del Macrolotto Zero. La polizia potrebbe avere fermato il responsabile, un uomo italiano di 55 anni che già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi. Sono in corso accertamenti per collegarlo agli episodi di ieri sera. L'allarme è scattato intorno alle 23, quando in rapida successione sono stati dati alle fiamme le tende del forno Vettori e del negozio di ferramenta Vasco Signori in via Pistoiese, del bar Lo Scalino in via Bonicoli e alcuni bidoncini per la raccolta differenziata dei rifiuti sempre in via Pistoiese. Sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, sul posto anche le volanti della questura. La polizia ha poi fermato una persona sospettata di aver appiccato i roghi. Si tratta del pratese di 55 anni, già agli arresti domiciliari proprio per incendio doloso e che ieri sera è stato trovato fuori dalla sua abitazione. Gli agenti lo stavano già cercando, visto che l'uomo, intorno alle 19, si era reso protagonista di un movimentato episodio al circolo Renzo Grassi di Narnali, dove aveva avuto un diverbio per poi danneggiare gli interni del locale e alcune auto in sosta sulla strada. L'uomo è stato bloccato non lontano dai luoghi degli incendi. È stato quindi arrestato per evasione e per danneggiamento, in attesa di accertare il suo eventuale coinvolgimento nei roghi dolosi. Addosso aveva un coltello e alcuni accendini. Purtroppo nella zona non ci sarebbero telecamere di sorveglianza e nessun testimone avrebbe visto il 55enne nell'atto di appiccare gli incendi.